Che vi devo dire in questa partita? Che vi devo dire? Vergogna, vergogna a tutti quanti, vergogna dal primo all'ultimo, anche se abbiamo segnato non fa niente, vergogna, 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 perché nessuno in questa partita ha onorato la maglia e questa è una cosa che fa male. Ancora di più del risultato, ancora di più di tutto quanto. Mamma mia. Incominciando comunque da, stavolta devo dire, da Dionisi, perché te non mi puoi mettere dal primo minuto Juricic che da 6 mesi o più, ora sinceramente non ricordo. Che non gioca e ok che è una partita diciamo inutile, ma piuttosto ok che inutile, ok che comunque in quella parte sei in emergenza, mettimi un giovane, mettimi un Cervi là, come si chiama, mettimi un O'Day, mettimi un Cede, come ho sempre detto. Ma non me lo mette dal primo minuto per poi farlo cambiare al 25esimo, perché comunque siamo già sotto di 4 gol e c'è bisogno qualcuno di mettere a centrocampo. Boh, questo no, no, non l'ho capito. Ma poi, parlando un attimino della difesa, ma senza Kirakopoulos, davvero siamo così tanto scarsi? Ok, io pensavo che facevamo acqua da tutte le parti, ma non pensavo fino a questo punto. Ma dai, io, boh, non pensavo davvero fino a questo punto. Boh, a sto punto rimpiango, davvero rimpiango che Kirakopoulos a fine partita scorsa contro la Juve è andata faccia, contro l'arbitro e ha preso, ora sinceramente non so quante giornate, più una multa, eccetera. Boh, sinceramente non capisco, non capisco, non capisco. Cioè, in sta partita è andato tutto male, tutto male. Ma poi io mi chiedo, sai che fino a questo momento De Frel ha fatto un solo gol e te l'ha mangiato 350 miliardi. Perché lo mette ancora? Perché lo mette ancora? Perché lo mette ancora? Io vi dico che comunque non l'ho vista tutta la partita e mi viene da dire per fortuna, ma quando ho visto che comunque ha fatto entrare De Frel e ho visto comunque dei commenti nei vari gruppi che ho su WhatsApp, su Instagram, che si è mangiato altri gol davanti alla porta, altri gol facili, ho detto basta, basta De Frel, basta, io davvero non ce la faccio più, neanche con De Frel, neanche con tutta la difesa che c'è in questo momento, non ce la faccio più, non ce la faccio più con questa squadra. Magari alcuni davvero se ne vogliono andare dopo questa partita, ci posso anche credere dopo questa partita, credo un po' a tutto, ma se ve lo volete andare, magari anche in un top club come volete tutti, eccetera, non dobbiamo perdere 6-1, non dobbiamo essere in calo dalla partita, è dalla partita contro il Cagliari che siamo in calo e si vede,
Cioè, la partita contro la Juve è stata davvero un'eccezione. È stata un'eccezione. E boh. Mamma mia, io non ci credo che davvero abbiamo perso 6 a 1 contro il Napoli. 6 a 1 contro il Napoli. Ci può anche stare perdere contro il Napoli in casa loro. Ci può anche stare perdere contro il Napoli. Ma prendere 6 pappine, 6 pappine contro una squadra in difficoltà. Questo no, questo no. Questo vuol dire che la mentalità non c'è più. I giocatori, come ho già detto nel video della sfida contro il Cagliari, siamo già in vacanza. Siamo già in vacanza. Mamma mia, io ti giuro. Non è boh, io spero che comunque Dionisi per la prossima stagione ci faccia un miracolo. Risvegli questa squadra. Faccia qualsiasi cosa. Ma non voglio più vedere queste prestazioni qua. Non voglio vedere più queste prestazioni qua. Sia contro il Napoli, sia contro il Cagliari, sia contro la Sampdoria, sia contro qualsiasi squadra, ma non voglio più vedere questa come abbiamo giocato oggi. Non la voglio più vedere, proprio zero. Voglio vedere zero di quello che vuoi, di quello che ho visto i miei occhi per 45 minuti, perché dopo 45 minuti io me lo sto guardando tramite PC, tramite internet, e neanche internet mi diceva basta, non te la faccio più vedere. Manco internet me lo facevo vedere, quindi ho dovuto anche spegnere la partita, perché davvero non mi facevo manco più collegare. Era una cosa incredibile. Era proprio per dire basta, basta, no, non ti voglio più vedere che ti fai male così. Mamma mia. Io spero vivamente che davvero impariamo da questa sconfitta, ma le vedo davvero, davvero male che prendiamo anche un po' di quello che abbiamo visto oggi. Io spero di non vederlo mai più, ma la vedo sinceramente dura, soprattutto in difesa, che facciamo acqua da tutte le parti. E questo non va bene, e questo non va bene. Poi vabbè, oggi, anche oggi in attacco non si è sbloccato Scamacca, però vabbè, non so più che dire, non so più davvero che dire, non lo so più, non so più. Ora, sperando di finire questo campionato in modo più tranquillo possibile, di non vedere più queste prestazioni, e poi comunque della prossima vediamo quello che accadrà. Detto questo, anche se oggi è ancora più difficile del previsto, è ancora più difficile del previsto, forza Sassuolo, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.